44 gatti, il valzer del Moscerino, Popoff, il caffè della Peppina. Chi da piccolo non ha cantato, ma anche da grande, questi grandi successi dello Zecchino d'Oro, il concorso più famoso di canzoni per bambini. Domani l'attesissima finale, e allora vi presento subito i nostri ospiti, che è Sabrina Simoni, che è la direttrice del piccolo coro dell'Antoniano Marielle Ventre. Sì. E buongiorno. La ringrazio per essere venuta così a ridosso da un appuntamento così importante. E poi anche Francesca Bernardi, che è stata concorrente dello Zecchino d'Oro nel 1976. Buongiorno. Con quale canzone vinse? La Teresina. Con La Teresina, una canzone famosissima. E poi collegato con noi c'è anche Popoff al secolo, Walter Brugiolo, vincitore nel 1967. Ma vediamo subito questa scheda di Andrea Romoli. Sono Cino e Marielle, il papà e la mamma dello Zecchino d'Oro. Se Cino Tortorella, il celeberrimo mago Zurlì, a ideare nel 1959 il Festival Internazionale della Canzone del Bambino, è però l'incontro, due anni dopo, con Marielle Ventre, storica direttrice e maestra di canto dell'Antoniano, a segnare la svolta in una vicenda di successo che dura ancora oggi. Propiziatori dell'unione i frati minori dell'Antoniano di Bologna, che proposero a Tortorella di portare il suo festival da Milano alla città felsinea. L'obiettivo era quello di consolidare una trasmissione che promuovesse i valori della pace e della tolleranza, molto cari a padre Ernesto Caroli, il frate cappuccino che nel 1953 aveva fondato l'Antoniano. Caroli, cappellano militare durante la Seconda Guerra Mondiale, venne internato dai tedeschi nei lager, rifiutando tutte le offerte di rilascio per non abbandonare i suoi commilitoni. Per lui era fondamentale creare una realtà che fosse vicina ai più piccoli nei difficili giorni del dopoguerra. Le iniziative originarie dell'istituto erano la mensa dei poveri, l'Accademia di Arte Drammatica e il cinema teatro. Ma è con la realizzazione dello Zecchino d'Oro e con l'organizzazione del coro che l'Antoniano diventa una delle istituzioni educative più note d'Italia. Leggendari successi come 44 gatti, Popoff e il caffè della Peppina sono stati cantati da generazioni di bambini, attraversando il tempo con lo stesso magico incanto. A condurre la 59esima edizione, che vedrà domani la sua serata finale, Francesca Fialdini e Giovanni Caccalo, mentre Sabrina Simoni, che ha raccolto il testimone di Marielle Ventre, guiderà il coro con la consueta mano ferma. Si può star certi che la magia dello Zecchino si ripeterà. E si ritorna un po' bambini a vedere queste immagini dello sì. Zecchino d'Oro. Come è nato l'idea dello Zecchino d'Oro e come è nato soprattutto l'Antoniano, il piccolo coro? L'Antoniano, già come dal servizio si evince, nasce da un'ispirazione di padre Ernesto Caroli, che dopo la prigionia, il lager, decise di dedicarsi, lui era appunto cappellano militare, un francescano che assisteva a questi prigionieri e non smise mai fino all'ultimo, tanto che vide talmente tanta povertà e indigenza, ma anche sensibilità ovviamente in tutte queste persone da ambo le parti, che decise di dedicare la propria vita alla costruzione di questo progetto. C'era già il convento dell'Antoniano a Bologna, ma a fianco, con la sua ingegnosa opera, che soprattutto coinvolse persone, famiglie, la sensibilità di tanti che donarono e decisero di costruire insieme quello che poi è diventata la mensa dell'Antoniano, e sopra la quale venne costruito un cinema che serviva appunto all'epoca come la famosissima Accademia di Danza o anche quella teatrale, dove passarono Vittorio Gassman e tantissimi grandi attori,
e serviva questo per sostenere appunto le opere di solidarietà, per sostenere tutte quelle persone che arrivavano all'Antoniano a chiedere. E poi l'incontro con Cino Tortorella, Mago Zuri, e poi sì, la televisione avvenne, che esatto, a quei tempi insomma, avvenne c'era proprio un altro incontro magico, come avete detto, con Cino, che nel 61 da Milano, che cominciò con lo Zecchino d'Oro, portò all'Antoniano la praticamente terza edizione dello Zecchino d'Oro, che è lì nel 61 che ha la firma Antoniano. Ecco, questo è il passato, invece il presente, quanti sono quest'anno i finalisti e poi come vengono selezionati sia i bambini che cantano che le canzoni? Dunque, i bambini sono 15 quest'anno, perché sono canzoni che a volte hanno delle coppie come interpreti, e così capiterà anche quest'anno per 3 brani. Poi c'è una selezione capillare in tutta Italia. Infatti tra poco, a febbraio, ricominceremo per la 60ª edizione. Quest'altro anno il nostro compleanno è davvero importante. E in tutte le province italiane vengono invitati bambini che possono iscriversi gratuitamente online attraverso l'Antoniano, arrivare direttamente con le loro famiglie, portano la canzone che più desiderano, ovviamente il repertorio Zecchino, e vengono ascoltati. Ma chi sono più, le mamme o i bambini che spingono? Io mi ricordo mia madre voleva che le mie sorelle partecipassero, loro non volevano cantare per niente, quindi alle volte sono un po' le mamme che... Ma se, guarda, se si fanno interpreti di una piacevolezza che nel bambino c'è nel canto, ma che è frenata dalla timidezza, lo apprezzo. Invece se fosse una forzatura, dico anche no, fate qualcos'altro. Francesca, chi scelse per lei? Ma prima, Francesca, abbiamo detto che lei vinse con la Teresina. E sentiamo, la vogliamo vedere, sentire un po' questa canzone? E poi la domanda, insomma, quanti anni aveva? Corre qui, corre lì, sempre in moto tutto il dì. Chi lo sa, chi lo sa, tutto il giorno cosa fa. La Teresina una mattina si deve lavare, deve stirare, 2000 stanze deve pulire, 2000 calze deve cucire. Bella paffutella. Ma quali sono i sentimenti di un bambino di fronte ad un pubblico quando canta? Sinceramente ero veramente piccola, avevo 3 anni e mezzo, quindi questo tipo di sentimento fatico a ricordarlo. L'esperienza più grande è stata quella successiva, perché dopo aver partecipato allo Zecchino d'Oro ho fatto parte del piccolo coro per 9 anni, quindi ho proprio respirato l'atmosfera dell'Antoniano, dello Zecchino, le ho respirate tutte. E non contenta, anche i miei figli fanno parte del piccolo del coro. Quindi sì, è veramente nel cuore il coro. Ma come riesci a tenere a bada tu questi piccole pesti? Perché secondo me è difficile dirigere un coro di bambini. È una cosa che mi chiedono in tanti, però anch'io sinceramente ancora non è che ho capito bene che cosa faccio. So bene quello che succede tra noi, cioè c'è molta onestà con i bambini, cioè io stimo estremamente la loro intelligenza, la loro capacità di dare, la loro curiosità, e credo che sia una grande risorsa per me il fatto di poter lavorare insieme a loro, di costruire qualcosa, un progetto comune, e per loro perché sanno che attraverso la musica riescono a dare serenità oltre che per loro gratificazione. Allora andiamo a Bologna adesso da Popò, sì, che però ha un nome, si chiama Walter Brugiolo al secolo. Lei era molto indisciplinato da bambino, era molto indisciplinato. Moltissimo. Mi ricordo Mago Zurlì, certe bacchettate. Cioè, intanto saluto Sabrina e Francesca, ciao, ciao, buona giornata. Ciao Walter. Ecco, che cosa è cambiato, per esempio, nei testi rispetto agli anni 60? Lei continua a seguire il coro, no? No, cioè, non canta, però lei sì, di Bologna, so che è molto ancora legato all'Antoniano. Che cosa è cambiato?
da Popov, che comunque era un testo a modo suo un po' impegnato, si parlava della guerra, dei cosacchi lungo il Don. Ma sul fatto delle canzoni vedo che vanno ancora per la maggiore le canzoni di una volta. Forse erano molto più semplici da cantare e forse racchiudevano proprio una storiella musicale. Allora, no? Lo sentiamo che un secondo. Era Popov. Molto semplice da. Popov. Poi... Sì? Sì. Lo Zecchino d'Oro era un qualcosa. Po' come il Festival di Sanremo per i grandi, tutti, io mi ricordo, 3 giorni inchiodati, vero, davanti alla televisione per vedere, poi alla fine per aspettare il vincitore. Ma voi dietro le quinte come vi comportavate da bambini? Io spiavo quello che succedeva, voglio dire, per quelli che andavano in trasmissione, soprattutto... Il mio amico e la canzone che a me piaceva molto e che avrei voluto che vincesse quell'anno, che era Ciunfete nel Pozzo. Ma perché Cino Tortorella, Mago Zurlì, la sgridava sempre? Ma no, vabbè, era un po', diciamo, un po' indisciplinato, poi non volevo imparare la canzone, ma comunque mi volevano bene. Da grande lei poi ha continuato, ha avuto un'esperienza di attore, no? Con sempre film musicali, con... Diciamo che dopo sulla scia dello Zecchino d'Oro ho fatto dei caroselli, ho fatto dei film, delle serate, fin tanto che i miei genitori hanno pensato che non fosse una vita adatta ad un bambino e mi hanno detto che se volevo fare l'attore o il cantante l'avrei deciso io da grande. E poi non l'ha fatto da grande? Io non l'ho fatto, ho fatto altre strade, mi sono laureato, ho una famiglia con 5 figli. L'esperienza di stare già da piccolo con i bambini l'ha segnata. Per esempio anche adesso dirigo una scuola elementare intitolata Maria Leventre. Ma ritornerebbe per esempio a lavorare per lo Zecchino d'Oro? Ma perché no? Manderebbe i suoi figli? Io ci manderei i miei figli, ma se loro non ci vogliono andare non glieli mando. Sabrina, qual è il messaggio? Grazie, ci risentiamo. Ma qual è il messaggio dello Zecchino d'Oro ad oggi? Visto che già i bambini di 10-11 anni seguono i talent più che seguire, insomma, le canzoni da bambini. Lo Zecchino d'Oro è una manifestazione, un gioco musicale che vuole proporre dei testi, delle musiche che abbiano una lettura per l'infanzia nella sua complessità, cioè per il bambino di 3 anni, per il bambino di 5, per il bambino di 9, per il bambino di 10, perché... Si cambia inevitabilmente, l'infanzia non è tutta uguale e questo vuole parlare ai bambini con un linguaggio da bambini, con canzoni adatte anche a loro, al fatto che possano comprendere quei testi, al di là della capacità che un bambino può avere di cantare, che può essere grandiosa, cioè di intonare anche melodie complesse, ma quello di comprendere veramente il testo che sta cantando, questo è fondamentale. E questo è lo Zecchino d'Oro, che non vuole creare delle false aspettative, né dei divi, né quant'altro, delle illusioni, semplicemente quello che è, soprattutto che è parte di un ente, come diciamo prima, dell'Antoniano, che si prodiga con queste iniziative artistiche e musicali, cioè l'intuizione e anche nel vedere la musica come un luogo di serenità, ma un luogo che può dare sostentamento ad altre situazioni. Infatti dopo il famoso Accademia Antoniana, il famoso teatro e l'incontro con Cino Tortorella, i frati francescani sono stati motivati da questo e quindi lo Zecchino è un'espressione di questo, di questa grande ispirazione. E Francesca, tra l'altro
ti ho portato il CD, così rimanete attuali ascoltando vediamo un po' di poi tutto. E questo è quello di quest'anno? È certo. Vengo, aspetta. Guarda, sì. Te lo porto volentierissimo, ecco, da parte lo zecchino d'oro. Questo è lo zecchino d'oro. Ecco, davanti alla telecamera. E i testi, vediamo. Cerco un circo, raro come un diamante, che parla picu, di amicizia. Picco, sarò. Ecco, di che parlano questi testi? Perché all'epoca, appunto, chi era Teresina? Teresina era una piccola formica. Ecco. Che con il grillo voleva lavorare, girare, fare tante cose. Il grillo le diceva di stare tranquilla, di avere una vita più rilassata, ma lei non poteva essere diversa da quello che era. E sinceramente questa cosa mi fa ridere, perché allora come oggi i bambini vengono scelti in base alla canzone e non viceversa. E io mi rispecchio ancora in questa Teresina. Lei si sente una formichina che vuole lavorare. Io mi sento ancora una formichina, ecco, che non si ferma e che va contro. Ma appunto, a proposito dei testi, sì, protagonisti delle sì, canzoni degli anni 60, certo, 70 erano il gatto nero, certo, era la formichina di Teresina, certo, la formichina, poi c'erano i famosi 44 gatti. Assolutamente. Però adesso invece chi sono i protagonisti? C'è un po' di sociale, per esempio, nelle canzoni, l'integrazione tra bambini? Affrontate altri temi? Sì, c'è una ricerca di rappresentare un po' il mondo che i bambini vanno a conoscere, il mondo anche loro quotidiano. Raro come un diamante racconta di amicizia, l'amicizia come un valore. Poi abbiamo la filastrocca, che non vuole necessariamente raccontarci qualcosa, ma ci vuole divertire, come Saro il bruco raro, ecco, per citarne una, o Cerco un circo, interpretata sì, da due bambini sì, simpaticissimi. Grazie a Sabrina, grazie a Francesca, grazie Popoff, Walter. Grazie. Ciao Walter. Ciao. Sì. Ciao. Adesso andiamo avanti con il nostro programma.